Mentre da ieri non si fa altro che parlare della ripresa, con l'Italia che da lunedì si rimette praticamente in moto con le riaperture di tutte le attività, anche se alcune slitteranno ancora di qualche giorno, la prossima settimana la FCA di Prato la Serra si ferma. Attività sospese da lunedì. La comunicazione arriva dall'azienda, che ha reso nota alle organizzazioni sindacali la decisione e il ricorso alla cassa integrazione ordinaria in relazione all'emergenza Covid-19. L'azienda è in attesa della pubblicazione del decreto rilancio che prorogherà la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, allerta le maestranze. Dal 18 maggio potranno essere interessati alle sospensioni i 1.790 lavoratori, 1.596 operai e 194 impiegati quadri dello stabilimento irpino. Nel periodo di cassa integrazione potrà essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, produttive e aziendali, anche connesse alla situazione emergenziale in atto, nonché alla salvaguardia degli impianti, personale che riceverà comunicazioni individuali. La causa di tale sospensione è la necessità di fronteggiare gli effetti della complessiva situazione determinatasi a seguito dell'emergenza e della correlata temporanea notevole riduzione della domanda di mercato. L'azienda si dice a disposizione delle organizzazioni sindacali per un esame congiunto della questione e l'appuntamento è stato fissato alle 12 di lunedì presso lo stabilimento di Prato la Serra.